Abbiamo una nazione proprio del tutto scioccata, che è la Francia, dinanzi alla morte della piccola Angélique Six, che era una bambina di soli 13 anni di età, scomparsa mercoledì scorso vicino proprio a Warbership, che si trova nel nord del paese, quindi nella parte settentrionale della provincia di Lille. Pensate che è stata compiuta una ricerca da parte delle forze dell'ordine davvero molto capillare, che purtroppo però si è conclusa nel peggiore dei modi. Infatti la ragazzina, ripeto, che aveva solo 13 anni di età, è stata ritrovata morta, è stata ritrovata priva di vita. E pensate che un uomo l'avrebbe uccisa, già pregiudicato per una vicenda dove nel 94 fu accusato di stupro e di violenza sessuale nei confronti di una tredicenne. Conosceva la piccola Angélique, in questa maniera avrebbe attratto le sue attenzioni, l'avrebbe convinta a seguirlo proprio nel suo loft, proprio nel suo, chiamiamolo, habitat. Fu lasciato dal 2000, autista di autobus, papà di famiglia rispettabile, non tanto chiaramente, ma comunque pur sempre un uomo. Ed è stato arrestato per fortuna per aver cercato di occultare il cadavere della piccola, l'avrebbe ucciso e appunto addirittura la ragazzina sarebbe stata oggetto di una presunta violenza sessuale, ma dovrà esserci un'autopsia che dovrà eventualmente verificare il dato in questione. Io vi ringrazio per l'ascolto in primis e per la visione in secondis. Un caro saluto, Angelic Six, riposi in pace. Amen.